Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, per carità, se questa è la situazione, allora staccate la spina. Cioè, l'analisi di Feltri, ho capito, però, cioè, stanno così l'ho male... L'ho scritto, l'ho fatto, vedo, sciogliete il PD per salvare la sinistra. Per carità. Ho capito, però se allora per vincere diventi Forza Italia 2, non so se ne valga la pena. Tu prima dicevi non c'è differenza o ce ne sono poche tra Letta e la Moratti. Ammesso che sia vero, e in parte è vero, e già questo è inquietante per il centro-sinistra, te ne potrei trovare di punti di discordanza. Te lo ricordi quando nel 2007 Letizia Moratti aderì al Family Day? Tu pensi che i temi etici, che sono così importanti, meno male per il Partito Democratico, siano uguali a quelli che ha in testa Letizia Moratti? Letizia Moratti, ve la ricordate 2 anni fa quando era assessore alla salute nella regione Lombardia, che propose testualmente di distribuire i vaccini anche sulla base del PIL delle regioni? Una follia assoluta che se l'avesse detta la destra il centro-sinistra sarebbe sceso in piazza, e infatti la Moratti all'epoca era il centro-destra. Si parla di quella persona lì, giustamente la Palmerini diceva nessuno è coerente a partire dai 5 Stelle, a partire dal PD, ma la Moratti non è una parvenu della politica, è espressione del berlusconismo, che piaccia o meno, da 28 anni. Io ho capito uno che cambia idea, ma devi proprio prendere una che è stata una dei faccioni più belli, più brutti, decidete voi, del berlusconismo per battere il berlusconismo. Ma vi rendete conto che c'è un controsenso allucinante? Allora, così, volevamo ricordare però che, diciamo, l'Italia poi il paese dei trasformismi, Casini non è mai stato un parvenu della politica, almeno non negli ultimi 30 anni, no. Così come Beatrice Lorenzin, certo, sono oggi entrambi eletti nelle liste del Partito Democratico. Infatti ci ricordiamo, a proposito di diritti, come diceva Andrea Scanzi, io mi ricordo le guerre interne al Partito Democratico con i Teodem all'epoca dei Dico, che poi non passarono. Ma questo non è uno scandalo, perché in un partito possono convivere dei punti di vista differenti. Il problema è la forza di esprimere poi una sintesi, quindi di fare un passo avanti o di lato, ma avere questa forza. Per la stessa ammissione di Stefano Feltri, questa forza oggi non c'è. Quindi c'è un altro complicato, dato, secondo me, Elina, che queste ultime elezioni ci hanno insegnato che non si vince più contro qualcuno, si vince con una proposta. Il centro-sinistra e il PD hanno fatto una battaglia al centro-destra puntando tutto sull'antifascismo, stanno arrivando i mostri, dobbiamo battere i mostri, uniamoci per battere i mostri. È una politica che non paga più, e il centrodestra ha vinto anche perché questo modo di fare campagna elettorale in antitesi a qualcuno, e l'elettorato non lo percepisce più come vincente. Veramente, l'elettorato ha bisogno. Ha vinto solo perché ha fatto una coalizione tra tre leader che non si sopportano, che sono in concorrenza tra loro, che si detestano anche antropologicamente, ma sono stati insieme. Ma dall'altra hanno fatto parte, una campagna sui temi, hanno raccontato dei temi anche identitari, ma sono mai stati dei temi party, hanno portato. Per esempio, poi il primo provvedimento fanno i rave party sui migranti, blocco navale, non si capisce che cos'è, fanno provvedimenti illegali. Flat tax non c'è. Quali temi hanno fatto? Che temi sono stati? Adesso vedremo, perché lunedì manovra economica, ci sarà il Consiglio dei Ministri con la manovra economica. Dicevamo che Giorgia Meloni è appena tornata da Bali, domani ci sarà la riunione con i capigruppo della maggioranza, e diciamo che mentre Giorgia Meloni si presenta, lei con il suo governo di destra, sulla scena internazionale, a casa qui in Italia c'è Salvini, leader della Lega, che sembra quasi lui il presidente del Consiglio. Su questo vi voglio interpellare, perché a proposito